Ma a proposito di poveri, di ultimi, anzi proprio di non classificati, il nostro prossimo ospite li rappresenta tutti. Buonasera, Filippetto De Angelis! Guarda che allora, carino! Allora, devi smettere di trattarmi come un ragazzino, perché io ho 25 anni e qua in Inghilterra a queste tasse sei già un adulto con 16 dipendenti sotto di te. E questo però non mi sembra il tuo caso. Vabbè, ma che c'entra? È perché io sono nato in Italia. Da voi essere giovani è un handicap. Ecco, questo è interessante, perché tu in effetti rappresenti la prima generazione che vivrà peggio della precedente, cioè la mia. Esatto. E infatti noi giovani ci siamo dovuti inventare una nuova economia. Cioè, non proprio io, so, più 4-5 sveglioni nella Silicon Valley. Appunto. Però vabbè, anagraficamente mi sento molto vicino a loro. Ecco, Filippo, ma con questa sharing economy, new economy, chocolate chip crunch economy, che voi dite, ci si fanno i bziordi? Ma guardi, le dirò, sa che mi sono riconosciuto molto in quel suo discorso sugli schiavi di prima? E te credo, però scusa, veramente siamo una generazione di lamentosi, eppure ci avete avuto i videogiochi, i telefonini, ma che altro volete, Filippo? No, allora guardi, adesso io le faccio una breve storia triste degli ultimi 2 anni. Vai, prego. Io sono arrivato a Londra convinto di fare il grafico. Sì. Non ce la facevo, quindi ho iniziato a lavorare dai pakistani. Sì. Andavo a lavoro in bici. Un bel giorno l'algoritmo mi propone un'occasione. Ma perché mentre vai in bici dai pakistani non allunghi dei 10 minuti e consegni in pollo fritto e un bacon cheeseburger? Così ho iniziato a fare il rider. Sì. L'algoritmo mi ha detto, ma lo sai che quando consegni il cibo in bici produce energia? Perché non la stocchi dentro una batteria? E così mi hanno messa la batteria sulla bici. Poi un giorno parlavo al telefono con mia nonna e l'algoritmo ha scoperto che a casa c'aveva una stanza libera. Dice, ma perché non affitti ai turisti crucchi? E allora mi sono messa a fare l'affittacamera a distanza. Welcome to Rome, the wifi password is nonna Luisa. Poi l'algoritmo si è reso conto che mia nonna è single, poraccia, e mi ha detto, perché non gli presenti un bel signore per tenergli compagnia? Sì. E quindi adesso gli gestisco pure il profilo su Nonner, che è il Tinder dei vecchi. Le posso dire una cosa? Io mi sono scordato perché sono venuto qua a Londra. Mazza, Filippo, 2 anni de poco, Staganov. Starai con te i soldi e tu ti dici che st'algoritmo è Satana. Ma le dirò, dottor Ferrario, le dirò, cioè, tutto sommato, rispetto a quello che prevedeva George Orwell, 2 lire me le danno pure. Cioè, sti californiani alla fine mi vogliono bene. Appunto. Solo che faccio 10 lavori e alla fine del mese ci arrivo pari pari. Se mi voglio piena birra, devo lavorare pure al pub. Ma io avevo detto, una generazione di lamentoni. C'hai 10 lavori, una nonna che ti ama, una bici. Ma che cerchi? I contributi, che vuoi? Il bonus del governo, le ferie pagate? Quelle ce l'ho manco io. Ma tu che vuoi, Fili? Che altro vuoi? Vorrei un casco. Non chiedo tanto. Un casco. Ogni autobus che passa è un segno della croce. Bravo Filippo, continua a farlo che il Signore aiuta gli audaci. Davvero, grazie per essere stato con noi Filippo, sei straordinario.